Ciao a tutti, sono Monica Sirelli e oggi parliamo del senso di impotenza. Il senso di impotenza è uno stato emotivo che possiamo avere diviso in due modi. Un modo generale è un senso rispetto alla vita, rispetto alla nostra percezione di non aver potere sull'esterno, la capacità di creare qualcosa di esterno, oppure può essere legato a una circostanza nella quale noi sentiamo di aver fatto quel che potevamo fare. Abbiamo già fatto tutto, ma in realtà non c'è nulla che possa cambiare le situazioni e crediamo che il nostro stato emotivo, il nostro fare, il nostro co-creare lì non esista. Quindi può essere in una situazione specifica o un senso generalizzato. E quello che accade in questi casi è un sentirci allo stretto, no? Una dimensione di soluzioni molto ristretta in una situazione di causa-effetto. In un livello dove la soluzione, le tentate soluzioni e il problema sono allo stesso livello. La soluzione si trova a un metalivello, cioè a un livello superiore rispetto al problema, e quindi il lavoro da fare prima di tutto è interiore, quindi è una visione diversa del problema. Cioè, concependo il problema da un'altra dimensione, la situazione, il senso di impotenza da un'altra situazione, da un altro punto di vista, porta a un altro livello. Questo audio vuole proprio trattare questo argomento. Quindi partiamo subito dal punto karate, pensando a una situazione che ci crea impotenza o pensando a uno stato in generale di impotenza in alcune situazioni e partiamo dicendo anche se sento dentro di me un profondo senso di impotenza rispetto a questa situazione e rispetto a situazioni simili. E rispetto alla mia capacità di influenzare e creare in questo ambito, io comunque ora mi apro la possibilità di cambiare interiormente, di cambiare prospettiva, di cambiare situazione. Sopra la testa, questo blocco interno, questo blocco esterno. Centro dell'occhio, questa frustrazione, questa rabbia, questa depressione, questa tristezza, questa impotenza davanti a questa situazione. Lato dell'occhio, sento questo stato di impotenza. Sono allo stesso livello, come dicevamo prima, problema e soluzione vivono sullo stesso livello. Sotto l'occhio. Mi apro a una consapevolezza maggiore, a una percezione della situazione diversa, che mi porta a un metalivello, a un metalivello che mi dà un accesso sotto il naso, le soluzioni a livello superiore. Sotto la bocca, chi voglio essere, chi devo essere per risolvere il problema. Per avere potere in questa situazione, per avere influenza in questa situazione. Clavicola, come si comporta chi gestisce meglio di me questa situazione? Che vibrazione ha? Voglio entrare in quello stato. Punto del timo, questo senso di frustrazione interna verso da frustrazione a soluzione. Sotto l'ascella recupero tutta la mia energia vitale, rimasta congelata in questo senso di impotenza per questa situazione e la riconduco al giusto posto in me. Un respiro. Sotto il seno tutto questo senso di impotenza si sta dissolvendo dentro di me, fuori di me. Un respiro. Tabacchiera e mi apro a una soluzione. Sento che c'è una soluzione e sono pronto a canalizzarla. Sento che in me ci sono le risorse e sono pronto a risvegliarle. Gamut, sento che in me c'è l'energia. Per portare questa situazione e me stesso fuori da qui, dalla stagnazione, dal vicolo cieco, e la utilizzo. Punto delle dita,
Sono pronto per il passaggio. Fammi respiro e lascia proprio agire dentro di te questo audio, pensando alla situazione, pensando allo stato in generale, e osserva cosa accade nei prossimi giorni. L'audio fatto più volte in modo che lo senti proprio agire profondamente in te e vediamo cosa accade. Buona pratica, a presto.